Buonasera ragazzi, eccoci qui. Stasera, serata magica col finale di Terra Enigma, credo almeno sia il finale perché secondo me ci siamo, dato che ho fatto tutto, ho potenziato cose, tirati di qua, di su, di giù, quindi io sono fiducioso che sia la parte finale. Poi se è lungo si farà anche la prossima, esempio. Secondo me ce la facciamo. Intanto ciao viaggiatori, scusate non ho messo nemmeno il mio filtro, eccolo qua, dovrebbe essere un po' meglio, speriamo, se no chi se ne frega. Allora, questo taglio così non mi dona, noterete su YouTube che ho capelli un po' lunghi, un po' corti, perché io sto registrando ora gli episodi e usciranno a fine settembre, inizio ottobre, per cui avranno questo taglio qua, quindi parlerò di come ho finito Rebirth, di tutte le mie cavolate. Oggi ho avuto una brutta sorpresa, perché sono sì un gamer, ma un gamer stronzo, perché ho preordinato Wukong a gennaio. Per pagarlo un po' meno, ovviamente, che sono anche taccagno finito. Però purtroppo non esce la copia fisica, come ormai è noto a tutti, tranne che a me. E detto questo, quindi adesso mi trovo con le pive nel sacco perché non ho il gioco e non si sa quando uscirà la copia fisica. Quindi l'unica cosa che mi è rimasta è o attendo fiducioso che esca. Chi lo sa quando, anche tra 6 mesi, a quel punto lo troverei digitale allo stesso prezzo. Oppure mi switcho su un altro pre-order e pensavo Expedition 33, perché io 33, vabbè, comunque 33. Che sembra un po', mi diceva giustamente Falconero, sembra un ricordo. O Falconero o Frankie Slayer, non ricordo, comunque dovrebbe essere. Tipo coso, dai. Buonanotte, tipo lo Stodisi. Ecco, speriamo, perché lo Stodisi mi è ingannato un botto. Comunque, non perdiamo tempo. Se vi ricordate, eravamo al Polo Nord, avevamo tutte le pietre stellari e dovevamo mettere tutte le faccine e a quel punto poi, se non mi ricordo male, Ark praticamente sembrava morisse o una roba simile. Ora Ark ci mostra il suo bel deretano, insomma, però in realtà mettiamo subito queste pietre. Però aspetta, non so se l'ho equipaggiati perché non si vede niente. No, Madonna, gioco troppi giochi. Lo togli? No, quindi ce l'ho già. Ah, ce l'ho già equipaggiati, perfetto. Anche ho posato una pietra stella. Posato una pietra stellare. Pietra stellare, pietra stella. Comunque queste stelle in questi giochi vanno come il pane, eh. Basta vedere Mario. Dove cacchio è? Ah, eccola qua. Sì, manca uno, sbaglio. 1, 2, 3. Ah, faccio su. E via così. Vediamo un po' che succede. Ah, ovviamente ho farmato diversi livelli in tutto questo tempo, eh. Già che c'era, sono tornato lì nelle fogne di Tokyo. Una voce risuona nella testa di Ark. Sembra la sua stessa voce. Sei sopravvissuto sempre contro ogni genere di pericolo, senza mai perire. Ti sei mai chiesto il motivo? Il motivo è perché tu sei l'eroe leggendario. E questo c'ha la stessa sagoma di Ark, si vede anche l'altra volta. Io rappresento il lato chiaro, tu rappresenti il lato oscuro, infatti perché vengo da sottoterra, quindi si dice che ognuno incontri qualcuno di identico a sé una sola volta nella vita. Ci sono due Ark. Uno del mondo interno e uno del mondo esterno. Peruga ha spezzato l'equilibrio della Terra. Se la Terra fosse un orologio, la lancetta punterebbe sulle 13. L'ora che non esiste si vide, se vi ricordate, a inizio gioco, quando c'è l'orologio e poi si splitta, il 12 si sposta e viene il 13 in mezzo. Un tempo che non esiste, che non deve esistere. Ora chiudi i tuoi occhi. E concentrati sulla terra. Che devo fare? Arriva sta palla e sembrava morisse. E qui poi appare capitolo 4. Musica di Game Over. E parte il quarto capitolo, infatti. Eccolo qua. Capitolo 4, non ho letto nemmeno il titolo l'altra volta, La rinascita dell'eroe, l'avevo letto, non ricordo, però vabbè. Andiamo qua se mi scrive qualcuno.
Scusate, tanto mentre ci ragiono. Sì, va bene, ragazzo, ho capito, vai avanti, vai avanti. Qui dove questa stanza è o in Norvegia, quindi Copenaghen. Sig. Posso vivo? Sniff Sig. Questa è L della superficie, quindi. Cosa mi vuole dire questa cosa? Sono un bambino, sono rinato? Tanto mi guardo un po' sti capelli e faccio cacare. Allora. Oh, ti sei svegliato, piccolino? Mi chiedo da quanto è che vivi con me. Ero scioccata quando ti ho trovato in mezzo ai campi di Stoccolma. Ah, Stoccolma, non Copenaghen, sì. Hai le stesse sembianze di una persona che conoscevo. Hanno fatto lo sprite celeste anche nel bambino. Complimenti ai modder. Io, cioè, beh, era ovvio. Cioè, se noi poi era ovvio farlo, però. Così ti ho dato il suo stesso nome, Ark. Hai fame? Ti preparo da mangiare. Cioè, quindi Ark è morto e è rinato, praticamente. Metto un volume per me perché è un po' basso. E questa è. Adesso El, uccidilo. Non esitare. Sei venuta sulla superficie da Crista proprio per questo motivo. Lei, infatti, è El del sottosuolo. Ora quel bebè è indifeso. Forza. Non lo ammazzerà mai, infatti. Che cosa è diventato il bambino? Un cornetto? Aspetta, completamente faccia, eh. Una bella sequenzona, comunque. Ark? Ark, ma dove? Strano, un bebè non può sparire così. Ark? Ark, dove sei? Portami nella grotta sotterranea. Elle, non esitare più. Uccidi subito quel bebè. Perdonami, Ark. Perdonami. Cosa intendi fare? Eccole. È di superficie e del sottosuolo. Chi sei tu? Sei perfettamente identica a me. Allora chi sei? Cosa vuoi fare a quel neonato? Bene, bene, che situazione interessante. El, sbarazzati di questo infante. Chi lo dice? Cosa? Ark, Ark, svegliati. Sono io, il Dalai Lama, grande Dalai Lama che ormai campa 3.000 anni. Riesci a sentirmi? Tutti quanti gli esseri viventi ti stanno aspettando. Ascoltami, Ark. Sono l'albero di Ra. Mi senti, Ark? Sì, questo è tipo il rendezvous finale. La terra sta gridando. Per favore, salva questo pianeta come hai salvato me. Scusate, faccio solo una cosa. Sono lei, riesce a sentirmi? Aspetta. Allora, salvo un attimo sul 99. Perdonatemi, non voglio rovinare il momento. Voglio solo fare una cosa al volo. Voglio essere sicuro di aver caricato il salvataggio giusto perché qui mi sembra più lunga del previsto la cosa. Livello 35. Sì, è quello lì. Perfetto, scusatemi, si riparte.
Ok. Il mondo è impazzito. Gli uomini sono diventati malvagi e sfruttano gli animali. Beh, come ora praticamente, via. Dai, dai coraggio al mondo, come lo hai dato a me. Ci prova, ragazzo, ci prova. Sono il re degli uccelli. E lui l'ho pure salvato, perché insomma... Il cielo è pesantemente inquinato. Beh, merda, tutto il lavoro fatto è stato inutile praticamente. Gli uccelli non possono vivere in un cielo simile. Dalai Lama. Ma Dalai Lama è lui. Hai sentito le loro voci? Ark. Non puoi. Ok, ma loro saranno sempre con te. Ma buono. Ark. Te lo ripeto. Tutti quanti gli esseri viventi ti stanno aspettando. Bene. E quindi come divento Super Saiyan? O divento subito grande per forza, dai. Infatti, vai. Questa è la musica della rinascita, ragazzi. Tanto notare che ho messo lì come intro la stessa musica dell'Overworld, perché se me è una figata assurda. Ah, è proprio cresciuto subito. Complimenti. Purtroppo è risorto. Ah, ma Yomi è lo stronzo? Il rappresentante del lato chiaro e del lato oscuro, il cosiddetto eroe, il saggio di Krista, mi ha ordinato di uccidere Ark non appena avessi risvegliato Beruga. Ma aspettavo troppo ed ora è resuscitato l'eroe che era assopito in lui. Ma non importa, lo farò ora. Dal lato del saggio, anzi, Gaia Oscura... Dal lato del saggio, anzi, Gaia Oscura, la terra sarà perduta. Gaia Oscura, esatto. Credo che gli uomini la chiamino Diavolo. E adesso è, uccidilo. Non avrai il coraggio di opporsi proprio a te. Invece. Ehi, ma cosa sta succedendo? Pare niente, andiamo su. Ho sempre voluto rivederti, Ark. Non ti ho mai dimenticato. Ma non pensavo di rivederti in questo modo. Mi hanno detto che dovevo uccidere qualcuno sulla superficie. Che minacciava Krista. Non avevo idea che fossi tu, Ark. Sei inutile. Va bene, ci penserò io. Ma cosa stai dicendo, Yomi? Dopo tutto quello abbiamo passato insieme. Non hai ancora capito? Sei stato solo usato, Ark. Sei assolutamente una pedina di un grande gioco. Spiacente, ma devo eliminarti come vuole il saggio. A colpo di scena. Che vuol dire? Combatto contro Yomi? Yomi ha provocato un terremoto. Ark è immobilizzato. Oh! Per te è finita, Ark. Fermo! Le persone hanno due lati, uno chiaro e uno oscuro. E l'uno ha bisogno dell'altro. Dobbiamo sparire, Yomi. No, non posso disobbedire al saggio. Ark. Salva la gente del mondo. In superficie. E loro? È così bello questo mondo. Gli uomini lo tratteranno certamente con più attenzione. Sì. Cosa stai facendo, El? No! Ark, la mia anima sarà sempre con te. Addio, Ark. Ma che tristezza, ma che cosa sta succedendo qua? Oh, 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 oh! El! Mia cara El, perché è successo? Se quel giorno non avessi aperto quello scrigno, probabilmente non sarebbe successo niente. E poi, questa storia dell'interno e dell'esterno, non riesco
proprio a capirla. Io volevo solo vivere in pace con le persone a cui volevo bene. Dove sono finite le mie giornate spensierate di Crista? Le rivoglio. El, cosa posso fare? Dopo quello che è accaduto, non so cosa dovrei dirti. Non preoccuparti. Parla naturalmente come hai sempre fatto. L'altra El, potrò mai rimpiazzare il suo posto nei tuoi sentimenti? Io amo... Doppia scelta, si salva ragazzi, si fa un bel salvataggio. 8-9. Prima facciamo vedi, poi si fa l'altra L, dai. Quello che hai appena detto mi rende veramente felice. Ma ho vissuto a lungo con l'altra L, a Crista. Nel mio cuore ci sono molti ricordi di noi due insieme. Quella El ora si è sacrificata per salvarmi. Non riesco a pensare ad un'altra persona adesso. Hai ragione. Ok, passiamo di là. Dai, tanto ragazzi, su, siamo gente di mondo. Vissuto a lungo, vabbè, la stessa cosa, mi fai scegliere, scusa. Sei riviata, vabbè, grazie, ok. Non riesco a pensare ad un'altra, perfetto, ottimo. Ok, El. Hai ragione, scusami. Comunque... devo dirti una cosa, questo villaggio ha una profezia, un giorno apparirà un eroe e sconfiggerà l'oscurità, quell'eroe sei tu Ark. Grazie. In questo scrigno ci sono le armi dell'eroe, le armi finali qua, che deve aver trovato Columbo durante i suoi viaggi. È nascosto dietro finché non cadessero nelle mani sbagliate. Gli abitanti di Sol... sì, se continuano così, oggi stasera non si finisce niente, pensavo di essere già abbastanza avanti. Gli abitanti di Stoccolma sono usati di questo tesoro. Ah, il famoso tesoro Erio VIII, ecco. Ecco, come dicevo, che furono ucciso e Colombo è stato torturato. Le anime degli abitanti di Stoccolma sono diventate lupi. Ah, che difendono questo tesoro dai malvagi, vedi? Solamente tu puoi usarle, Ark. Adesso tocca questo scrigno, Ark. Armatura e lancia, quindi. Ma che... io finalmente apparso l'eroe, riconosco subito il grande eroe leggendario. Ero così stanco di aspettare con tutto quanto il corpo intorpidito. E l'essere prima cercato di ucciderti. E smettila, quello era lo Yomi del mondo sotterraneo. Io sono lo Yomi del mondo della superficie. Devi sbrigarti a prendere queste armi e fermare Beruga, Ark. Mentre noi parliamo, qualcuno potrebbe essere in pericolo. Lancia dell'eroe. L'armatura? Yes! Si equipaggiano subito ragazzi, tempo zero. Beh, subitissimo poi, eh. Posso usare comunque lo scrigno, vedete? Questo è lo Yomi buono, anche perché non me l'hanno levato, infatti sembrava strano. Maremma! Diavoletta! Di cosa si parla qua? Se più 40. Vabbè, qui manca l'armatura, ma chi se ne frega, ragazzi, dai. Cioè, nel senso. Va bene uguale. C'ho quella medicina. Ti aspetterò qui per sempre. Ritorno quando la profezia sarà conclusa. Compiuta, sì. E dove devo andare ora? Qualcosa mi dovranno dire. C'è forse anche qui?
aperte, vabbè, una leggerezza, perché... era di sotto. Ark, ritorna sano e salvo. Farò il possibile, bella mia. Oh. Che si deve fare? Si fa quel che si può, dove si vuole. Uccello. Sembra che ci sia una lettera tra le zampe di questo uccello. Spero che tu legga questa lettera, Ark. Sono Mayu e sono in viaggio verso la Siberia. Pare che la cosa che ha eliminato la gente di Tokyo sia un virus chiamato Asmodeus. Dobbiamo fermare immediatamente Beruga per il bene del mondo. Sotto la guida della lama ci sono alcuni valorosi con me. Sono tutti dei coraggiosi che dovresti già conoscere. Fida, la donna guerriero, Roid, il terribile mercenario. Ma non erano morti? Ah no, erano... era una visione quella. Perè, il ragazzo di New York con lo skateboard, e Merlin, mia nipote. Se ha trovato questa lettera, vieni a aiutarci. Vi aspettiamo tutti quanti alla torre di Beruga in Siberia. Meglio. E andiamo, la salviamo intanto. Così non me lo ricordo, bravo Luca. Che tanto è tutto il forziano, tanto c'ho le armi finali, boh, che potrò mai ottenere qui. Niente, andiamo, tutto un villaggio desolato. Ok, qui mi mettiamo a arrivare messaggi. No ragazzi, porca puttana, mi fa male però. Ma devo rifare tutta la fortezza qua? Sì, la fortezza. Scusa, non c'ho niente da poter usare qua per... Antio antico siero, acqua, sigillo sacro. Bel fiore, sigillo sono, non è fogna, ancora magica. L'auto, lettera reale. Dai, ci deve avere qualcosa, dai. Uomo, userò uno dell'uomo allora, scusa, voglio provare. Si può usare questo del vento. Usabilità? Sì. Ok. Adesso. Era giusto, era giusto. Grande a culo. Oh, grande Ale. Oh, siamo sul finale qua, Cioè, ti rendi conto? Ci siamo, Ora, per andare in Siberia, ho preso le armi finali del gioco, intanto. E qui siamo all'episodio proprio conclusivo, guarda. Allora, devo andare in Siberia, quindi però per andarci devo prendere l'aereo e quindi devo andare a New York. No, guarda, siamo nelle battute finali, Vecchio mio, ci siamo. Ecco qua. Yes. Guarda che sta musica è bellissima. La musica è fighissima in sto gioco. Voilà. Certo, ora si va. Ora non so se si va subito al boss finale, ma... eccolo. Guarda, si prende anche l'aereo. Te che sei grande fan come il Tocchi. Ok, e quindi siamo in Siberia. Oh, che figo però andare in aereo, guarda che bello. Ma lo vedi? C'è diverse... perché sono già in Siberia? No. Non sono in Siberia ancora, sì. Sì, perché qui c'è altro. Ma dove va? Oh. Come si scende a staggeggio, madonna. Ah, devo calare e abbassarmi, ok, va bene. Non è che l'hanno fatto proprio intuitivissimo l'aereo, però gli si perdona, dai. Per niente pixeloso, ok. Salvo, va, che qui...
Siamo 5 e 6, facciamo, così. Ah, dove andare? Anzi, andiamo prima a Mosca. Voglio vedere che è successo lì, però. Vediamo un po' se parla sempre. Se vuoi sapere più su Dottor Beruga, più seguire le lezioni. No, mi dice sempre le solite cose, non cambiamo niente. Beruga. Vabbè, non mi dicono nulla, andiamo via. Super Cesco doveva venire, io ho iniziato la live già da mezz'ora, ti conta? E Super Cesco non si è visto. È mentira solone, eh? Ora si va nel laboratorio del Dottor Beruga. Però perdonami. Questo è il laboratorio. Oh, mi torna. Devo rifarmelo tutto? No, ma saranno a Mosca sti qui allora. Facciamo un giro di qua, va? Prima. Detto, anzi, Siberia mi hanno detto andando a Mosca, infatti. Mi hanno detto solo all'ingresso, verrai. Però qui mi sembra che sia granché in Siberia a me. Questa non c'era. Questa, per esempio, non c'era. Ah, torre sarà di Beruga. Vai, eccoli qua. Puoi montare su di me, Ark, ti sarò d'aiuto. Com'è eccitante, mi fa sentire un'eroina. È facile da dire per te. Finalmente sei arrivato, Ark. Questa è la torre laboratorio di Beruga. Beruga al suo apice. Ho come la sensazione che qualcuno controlli Beruga. Deve essere questo qualcuno il vero artefice di tutto quanto. Ma non ho idea di chi possa essere. Noi dobbiamo fermare comunque queste atrocità. Il Dalai Lama ha detto che solo tu, Ark, puoi salvare il mondo e noi ti aiuteremo. Andiamo. Praticamente è successo che Ark all'inizio episodio è morto. Perché ha incontrato il suo io di luce e lui è la parte oscura del mondo. È rinato come bambino, però noi entriamo da un'altra parte. Ti affido Melin, Ark. E praticamente lui è nato come bambino e lo volevano uccidere. Poi lui si è salvato, insomma, fa bella breve. E è rinato come l'eroe leggendario che sconfiggerà il male. Il mio skateboard mi tornerà utile. Ark, non mollare, coraggio! Questo non so se è il dungeon finale, ma come eccitanti, fa sentire prima, vabbè. Va bene, vai, perfetto, salviamo di nuovo e così si parte tranquilli e si fa tutto il nostro giro, eh? A meno male mi è venuto il dubbio e mi ha detto Siberia, sennò che fai? Fermati subito, Ark, ci sono delle telecamere di sorveglianza. Lasciami, ne occupi io. Ma fa tutto te. È mezz'ora e guardo filmati praticamente. Vediamo un po'. Ecco fatto, adesso possiamo proseguire. Uff, so badare a me stesso. Non credo che potranno vederci. Tutto merito delle mie capacità. Ma ora sbrighiamoci. Gli altri potrebbero essere in pericolo. Boh, guarda qua come va. Boom! Tanto le armi sono quelle finali, per cui mi frega una secchia. Guarda, ci sono dei robot. Creerò un miraggio e li confonderò. Tu prosegui. Perché quella freccia lì? Io proseguirò anche, però. Oh! Oh! Ah, teletrasportone! Vabbè, sarei arrivato mai. Non è. Sono tutti i cripti. Ah, ti ha sorpreso? Quella blu era opera di Roid. Avrei dovuto supporlo da come era guidata. Non avrei mai detto che mi avrebbe fatto così male. Smettila, dai! Sei tutto intero o no? Andiamo! Ma prima andiamo in alto, non c'è niente, perfetto. Dovrebbero esserci delle torrette laser più avanti. Meiyu me l'ha detto grazie al suo potere di vedere un po' nel futuro. Vado a disattivarle io, che posso schivare raggi laser con il mio skateboard. Questo è Cesco praticamente. Aspettami tu intanto, ci metterò solo un attimo. Grande, senti la musica del ghetto, popò. Fate fuori tutte. Se questo dungeon si combatte poco. Ecco fatto, Ark, vieni pure. Su queste qua. Che ne dici? Sono stato bravo? Vai avanti, Ark, ti raggiungerò come Merlin.
andiamo avanti. Adesso c'è un bossettino in fondo. Vabbè, questi... No, vaffanculo. Non le chiappo. Vabbè. Andiamo avanti, vai. Tac, 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 tac. Cazzo sta prospettiva, però. Ma qualcuno è forte qui, eh. Fatto bene a livellare, vai. Forse ho livellato anche troppo, però insomma. Vabbè. Eccola. Fia. Fida. Da quanto tempo, Ark? Più avanti c'è una porta chiusa. Deve aprirla, bisogna azionare contemporaneamente queste due leve. Pronto, Ark? Io sì, se mi fanno muovere, volentieri. Pronta, Fida? Adesso! Ok, tu procedi, ti raggiungerò dopo. Ok. Ah, madonna, ma li demolisco così tanto? Fischia. Vabbè, tanto non ci faccio niente, ma ho soldi e tutto, ormai devo comprare. Tutto pieno, sono. E dopo in alto, a sinistra, andiamo in alto. Anzi, prima andiamo a sinistra, vai. Ok, morti tutti e due. Non c'è niente, solo stanze così un po' a cavolo. Va bene, andiamo avanti di qua. Ormai sono arrivato praticamente nel futuro, vedi Ale, perché prima ero nella preistoria. Oh, ma che cazzo? Vai, super. Cesco verrà quando è finito il gioco, secondo me. Dato che ti ha citato il Mero, stasera dirò anch'io che questa parte è meravigliosa. Oh yes, distrutto anche lui, spende soldacci. Mi piace sto dungeon, Ale, questo è molto semplice in realtà rispetto a quelli che ho fatto finora, però tutto fa, eh. Madonna, come le secco, ragazzi, come le secco. No, forse devo andare su allora. Sì, sta... No, com'è che diceva? Ah, sì, mi ero tardi, tocchi. Sì, vabbè, fantastico, numero uno. A mani basse poi, cioè. Ma qui si potenzia, si mette di livello e si fa, non capisco. Vedi quanto mi manca a metà di livello. Nemmeno tanto, comunque. Sì, vabbè, chi se ne frega, tanto mi sembra essere abbastanza forte per questo dungeon. Andiamo avanti, c'è un sacco di vicoli ciechi purtroppo. Ok. Avanti tutta. Non mi fai paura, bello. Sei morto. Vabbè, qui si fa anche diversi soldini, comunque. Oh vai, soldi, soldi, soldi. Grande Cesco, vi avevo detto ci inizio prima stasera, va bene, vai tranquillo. Non ho mai manco risposto in realtà, non voglio millantare comunicazioni e non ci sono state. Ah, ma posso anche, mi scordo sempre che posso saltare. Sto già a talmente tanti giochi tra tutto. Ora, i soldi, vabbè, tanto non li uso. Cazzo. Sì, lo so, ma sai, sono taccagno nei giochi di ruolo, Ale. Non avrei mai creduto che un giorno ti avrei aiutato. Copriti le orecchie, Ark, batterò quella porta a colpi di cannone. Fuoco! Bella storia. Bah! Grandi, tutti mi aiutano, vedi? Vai, Ark. No, mi piaceva la musichetta. Maledetti. Ok, morto te, morto te. Ma sarei riuscito a livello massimo quanto levo a questi pori cristi, perché... Comunque, ho iniziato un nuovo gioco, si chiama Outer Wilds, di producer Annapurna, che è bellissimo.
E praticamente te sei questo astronauta praticamente spaziale, alieno, che praticamente si trova a dover esplorare il suo sistema solare, ma rimane coinvolto per colpa di un artefatto, diciamo, antico. No, dopo te ti rifò fuori, vai. Per colpa di un artefatto antico. Aspetta, aspetta, che fai, bello? Ovviamente rimanere bloccato in questo loop temporale, infatti mi salvava. No, ma guarda, pensavo fosse una... fosse bellino, ma niente di che. È clamoroso. Ma poi non è solo clamoroso. Quanto è grande sta stanza? Non è che è proprio clamoroso a livello di gioco proprio, capito? Cioè, è proprio, ti dà proprio la situazione perché devi muovere proprio lo spazio, cioè, ma figata, ma per questi pianeti. E ovviamente te non è che sai cosa devi fare. Te sei in questo loop perché praticamente il sole esplode ogni 21 minuti. E te non sai dove devi andare a giro, recuperi informazioni e fai tipo, insomma, una sorta di memento praticamente, capito? Ma qui dove devo andare io di sicuro? E che cazzo, via, su. Si è bloccato il video, no, qua sta andando. Guarda un po' se ti riparte. Parliamo con uno. Ci sono 8 stanze e 4 leve di comando. In 3 di queste ci siamo io, Mayu e Mary. Va nell'ultima stanza, Ark. Ok. Ma sarà problemi di connessione. A me mi sta andando tutto tranquillo, in realtà. Vedo la trasmissione. Infatti, grazie, avevi avuto un attimo di calo. Ma prendiamo il forziere qua, vai. Pozione vita, questa si usa subito perché io sono solito maniscalco dei poveri. Eccola qua, vai, usa, usa. 5 punti in più nella vita, così si fa. Ah, volevo anche vedere quante esperienze mi mancano a metà di livello perché si lascia indietro niente, eh. Cazzo, mi manca così poco. Ma metto di livello un attimo, scusate, ma parliamo con lui. Ah, Beruga sta cercando di scappare su una fortezza volante e il corridoio per arrivarci è già stato chiuso. Se non lo riapriamo, Beruga ci scapperà. Ammazziamo un po' di sti stronzi, eh. Parla anche con lei. Dobbiamo azionare subito le 4 leve e trovano un azionare. Ah, presto, va bene. No, devo fuori tutti, voglio aumentare di livello. E comunque è molto bello, è molto rilassante, però d'altra parte ti dà anche una certa soddisfazione perché è proprio figo, cioè proprio ti gasi, cioè giri proprio il cosmo, ti senti proprio un esploratore, non sai che cazzo devi fare qua, capito? Anche quello è bello. Sei lì che giri, e trovi informazioni, ti fai un tuo diario di bordo praticamente, vabbè dai basta, andiamo avanti. Perfetto, adesso andiamo avanti. Livello 36. Madonna, 43, cavolo. No, non è come No Man's Sky, è una cosa più in piccolo, perché i pianeti sono minuscoli. Ok, mi sentite tutti quanti? Ognuno di voi c'è una sola palma via. Pronti? Via! Ma l'avrò fatto? E che cazzo però, via. Tanto la porta è questa, per cui si va un po' lontano, insomma. Oh, però sei stronzo, eh. Andiamo, via. No Man's Sky è di esplorazione spaziale, no. Dove cazzo devo andare qua? Ah. Un'esplorazione spaziale enorme, no? La fortezza volante, eccoci qua. Vediamo un po'. Ark, questo macchinario è un computer. Sembra incredibile, ma comanda questa fortezza volante. Per la precisione, questa fortezza è controllata da 7 computer. Se li distruggiamo tutti quanti, riusciamo a far precipitare questo affare. Ecco i 7 bombe a tempo. Dovrà cercare ogni computer e piazzare una bomba alla volta. Buona fortuna. Il nome Skype è una cosa di esplorazione spaziale, ma è in grandissimo. Questo è proprio un piccolissimo sistema solare, con pianeti molto piccoli che li giri a piedi, cioè non è che. E su ognuno c'è questi segreti, capito? Te vai, devi tradurre delle vecchie iscrizioni, te devi capire tutta questa maledizione che ti prende.
Ho avuto un bel coraggio a saltare su questo affare in quel modo. Bravo! Mi piace il tuo stile. Ci vediamo per il gran finale, Ark. Vedi, il gran finale, vedi, Quindi equipaggiamole. Però insomma, poi vi dirò, sto giocando e vi dico cazzo. Proprio belle, proprio belle. Ma poi anche romantico, nel senso, vabbè. Ah, così questo è un computer. Ah, che pezza su una bomba. Vai. Perfetto. Uno qui. Porca trombina. E che Kaiser. Un altro fottuto labirinto. Ma io lo sapevo tanto e finiva così. Ora ci sverno qua. Oh, eccone qua un altro, vai, ho altri due. Le sette peruga mi è scappata all'ultimo istante. Poco importa, quando avrete solo tutte le bombe avremo distrutto tutti quanti i moduli di espulsione. Tranne i nostri, peruga non potrà più fuggire. Quando finisci viene il retro della fortezza. Ok. Sì, poi ora esploro tranquillo, perché tanto, sì, questo è un computer. Vai, una bomba qua e una bomba qua. E siamo a tre. Madonna, ma quanto si muove sto coso, mi fa venire il vomito. Qua sì. Ma non ci posso andare ancora, se decidi posso tornare dopo, andiamo avanti. Tanto non mi interessa nemmeno più aumentare di livello a me. I computer l'ho fatti. Andiamo avanti. Ok, che non l'ho visto. Cazzo. È un labirinto qua, Cazzarola. Ok. Allora, vedi di qua se c'è un computerino. Eccolo qua, vai, perfetto. E dai. Vai. Questo è un computer. Ho messo anche questa. Vediamo un po', vediamo un po'. Da dove si va a finire qui. Ah, da qui c'è l'altra robetta, secondo me. Eccoli qua, altri due computerine. Vai. Chi se ne frega se è scoperta. Vai, chiappa la bomba e metti la bomba. Senza tante rotture di scatole. Quante ne manca? Una sola. Perfetto. Sta anche veloce. Da a caso, però, insomma, vabbè. Va bene uguale, no? Di qua. No, provo ad andare in giù allora. Andiamo di qua. No, qui ce l'ho, qui sono già venuto. Ok, ho sbagliato io. Andiamo qua sotto allora. Ok. Dai, piccolino come dungeon, dovrei avere problemi a finirlo. Oh, l'ultimo computer. Ah, piazza bomba anche qui. Dimmi, Ark, cosa fare quando sarà tutto finito? Ancora non lo so. So solo che ne ho abbastanza di combattere continuamente, giorno dopo giorno. Capisco. Piazzavo la bomba, ora lo piazzare tutto. Quindi intanto salviamo subito, perché... stavo fortissimo, Ma te l'ho detto, è figo, solo che purtroppo c'è parti più pallose, meno pallose, sai, come tutti i giochi di ruolo, ma ho fatto degli episodi tutti dungeon praticamente, quindi insomma, siamo divertiti, Te hai beccato ovviamente l'episodio più palloso di tutta la serie, che lo ammetto che era palloso, che mi nascondo dietro un dito.
però ti dico e me ne lavo le mani perché non era colpa mia, quindi insomma. E questo è il dungeon più semplice, perché qualcuno era incasinato, ma poi devi vedere all'inizio quando distruggevo le torri, cioè distruggevo le torri, quando all'inizio ho fatto risorgere tutti gli umani, insomma, sì. Ora la domanda è, dove cacchio devo andare? Boh. Eccolo qua, secondo me ho già fatto giusto, eccolo lì infatti. Ah, che piazzavo tutte e sette le bombe? Certo, perfetto, adesso le faccio esplodere. Con calma bella, eh. Ne mancava uno o sbaglio? Dovevamo solo andarci da qui. Ah ah ah, ingenui. È Beruga. È nel reato di questa fortezza volante. La solamente qui non si combatte perché non c'è un'arena. Siete stati bravi ad arrivare fino a questo punto, ma non dovete dimenticare che io sono uno scienziato. Pensate veramente non abbia più vie di fuga? Ah, poveri sciocchi. Guardate bene i miei piedi. Indosso degli stivali muniti di particolari eliche a motore. Con questi potrò fuggire via per l'ennesima volta. Voglio vederlo volare via, guarda. Ma prima di andarmene vi rivelerò un piccolo segreto. Contavate molto sui moduli di espulsione per fuggire, non è vero? Non ce ne sono. Li ho manomessi. Ora sei destinato a precipitare con la mia fortezza volante. Il mondo che ho in mente sorgerà presto. Mentre questo dottore pazzo vuole trasformare gli umani in zombie, perché i zombie sono immortali. Lui vuole portare l'immortalità a tutta la Terra. Vedi, la vita eterna diventerà realtà. Cosa? Che vuol dire, ma cosa? Non capisco che sta succedendo io. No! Gaia Oscura, salvami! No! È andato maciullato contro l'elica. È morto, ucciso proprio da una delle macchine che ha creato. Anche questa fortezza volante sta iniziando a precipitare. Sì, molto cringe gli stivali con le eliche, però anche un po' retro, quel bel retro anni 90. Sembra che ti abbiano condotto in un'avventura senza uscita. No, forse no. Ah, è cascata proprio l'elica. Guardate laggiù, forse può portarci in salvo. No, non è così semplice. Stiamo volando a una quota di 10.000 metri. Un uccello non può volare a una simile altitudine, ma dovrebbe riuscire a planare portando al massimo una persona. No, ragazzi, ora noi iniziamo a scherzare. Chiamate altri due uccelli, veramente. Vai tu, Ark. Non c'è motivo di rischiare di precipitare tutti e tre. Royd ha ragione, noi resteremo qui e tenteremo la sorte provando il tutto per tutto. No, dai, ragazzi, ma loro sono fighissimi, sono dei la ship del gioco sono. E ora sbrigati a andartene, Ark. No, Ark, ci rivedremo di nuovo. No, ma che tristezza. Ok, vi dice sì o no? Vabbè, andiamo, dai. Non c'è stato il boss, però. A Earthrock. Dobbiamo andare da lui? Penso di sì. Oh, cosa? Meteorite e casca. Si apre una spaccatura. Si apre il cielo, e succede? Sarà la fortezza a questo punto, mi viene da dire. È certamente l'apocalisse. L'ultimo giorno del mondo è giunto. Siamo arrivati così, boom, bim, bam. Salviamo, che vi devo dire. Quella luce è caduta in direzione del Sud America. Era un missile o forse era un meteorite. In ogni caso sarà la fine. Andiamo giù. Vai giù, via. Ah, qui sono... Vedi, qui c'è anche... Sydney, l'ho fatta sviluppare. Dove cazzo sono finito qui?
No, non voglio perdere tempo con sta roba, su. Facciamo i seri. Sud America. Qui ci siamo. Comunque il dungeon è stato molto breve e molto facile, però stavo figo. Ma veramente 3 ore combatto, ma che dici di combattimento? Ti manca il boss? Ma tanto ora vedrai c'è il boss finale o qualche bossettino finale c'è, vedrai. Fermi, 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 qui dov'è? Mazzonia, qui che città è? Rio, ok, ma Rio non mi interessa. Dove sarà cascato, scusate? Allora, o è qui? No. Qui c'è sempre lui e basta. Allora, forse qui? No. No, infatti c'è la palude sempre classica. Sarà cascato qui? Viene da dire. Vediamo qua. Qui è dove... Ah sì, qui non c'era sto buco, eh. Infatti, va. Eccolo qua. È passato molto tempo, Ark. Non ho mai dimenticato per un secondo come mi hai salvato. Da allora ho sempre navigato intorno al mondo e ho visto tante cose. Il mondo è cambiato. Aeroplani, computers. Le mie tecniche di navigazione adesso sembrano primitive. Ho sentito parlare di te nei miei viaggi e mi sono convinto che tu sei l'eroe leggendario che è stato profetizzato sparirà dentro la terra. Vuoi andare? Andiamo. Devo finire di sistemare quello che ho causato, capisco. Non cercherò di fermarti, ma sappi che non potrai più ritornare in superficie. Questo è tutto quello che posso dirti. Ricordati di questa avventura. Addio. Sì, ah, ok. Bene, niente, si risalva e si va a fa l'ultimo dungeon, immagino, perché... Ok, si va ragazzi, però prima fatemi fare una cosa sul microfono. Perché qui manca 8 minuti, ma non mi bastano mica. Vabbè, andiamo avanti, poi si vede, dai. Però vomito. Siamo ragazzi, eh. Dopo tante, tante live buco, quanto tempo è passato da quando ho lasciato questo posto? Ma la sensazione è che qualcosa non quadri. Ti direi di no, infatti. Rieccoci, vedete il sottosuolo, eccolo qua, che fa vomitare, cioè fa vomitare nel senso... Devo andare a crista, mi verrebbe da dire. Devo andare a parlare col saggio? O no? Vediamo se c'è qualcuno. Se non c'è più nessuno in questo paese. Solo polli. Ah, eccoli qui invece. Ark, sei tornato! Se non avessi scoperto nulla, avresti potuto vivere felice. Nel buco è finito. Ma che cazzo vuol dire? Oh, che cazzo? Ark, quanto tempo, sono felice di rivederti. No, Ark, sei tornato. Muoiono tutti? Casa mia. Quanti anni sono passati? Sei ritornato finalmente. Ma è uno sterminio così, praticamente, dai. Posso almeno dormire? Affandomo. Torna un po' normale? Sei tornato. C'è qualcosa che non mi quadra a me, comunque. Quindi se non gli parlo, non succede niente. Io non solo Ark sei tornato qua. Dai, bello, su.
Sono felice di vederti, sì. E poi lui tocca il culo. Lei scorreggia, io ti è. Io ho fatto. Vaffanculo, eh? Vaffanculo ci metti? Questo è il mulino, non mi frega niente il mulino. Comunque entrando e uscendo si resetta tutto. Perfetto. Qui dove viveva El? Filanda. Qui è dove era El, ma non c'è. Maremma zuccherina. E da molte ti siete. Dove eri finito? Sì, facciamo casino. Più di quanto non sia. Sei tornato finalmente. Sì, sono tornato, ma insomma. Se tornava era uguale. Anche quello diventa un po' una palla. Andiamo qua. Dove eri finito? Pensavo fossi morto. Guardate, quanti anni sono passati? Sei tornato finalmente. C'è qualcosa che non mi quadra comunque, ragazzi. Inquietante sto punto, eh. Vediamo se posso dormire. Grande, vai. Oh, finalmente una dormita veloce. Parlare con tutti, vabbè, dicono tutti la stessa cosa, dai, andiamo dal saggio. Il saggio se me ne sa, ragazzi, ne sa, quindi qui. Save game position. Ark. Hai fatto bene a ritornare. Devo riconoscere che hai fatto un ottimo lavoro sulla superficie. Ma sembra che tu abbia imparato più del necessario. Seguimi. Desidero mostrarti una cosa. Qui ci siamo, ragazzi. Sì, mi sarà andato giù di per forza, dai. A regola. Penso sia qua giù. Dove tutto è iniziato. E invece manco poco, cazzo. Allora, pensavo, è sparito. Che ne so, dov'è? Sarà fuori, allora. Oh, è villaggio 1, eh. Non è che. Tanto qui, ovviamente, non c'è più. Infatti. Andiamo da qua. Oh, eccolo qui, infatti. Ark, guarda il cielo. I cristalli blu. Fluttuanti sono bellissimi, vero? Ebbene, i corpi di tutti quanti, gli uomini, sono fatti dello stesso materiale. Ah, interessante. Quando il corpo di una persona non serve più, torna a fluttuare sotto forma di cristallo blu nel cielo. La Terra è sottoposta a due volontà opposte. Esse sono il lato chiaro che dà la vita e il lato oscuro che la distrugge. Quest'ultimo ora ha decretato la tua fine, Ark. E ora andiamo a Gaia. Cazzo è successo qua? No, fighissimo, fermi. Devo fare il lavoro sull'audio, datemi un attimo. Scusate, eh. Ok, prova. Sentiamo un po', se mi sembra si senta sempre. Ottimo, ottimo. Niente, ragazzi, si riparte subito. Subito, subito, subito. Qui mettiamo un po' neanche di più. Così è troppo forte. No, così mi sembra perfetto. Vai. Andiamo avanti. Ok, se vado in giù o vado in su. Vado giù, boh, non so dove devo andare. Devo andare in giù. Ora sei a Gaia, si devo andare in giù. Sei dentro il sole del mondo sotterraneo. Wow! Questo corridoio infinito è la tua storia degli esseri viventi. La vita di questo pianeta
ha sempre avuto un destino sfortunato, fin dal suo inizio. Ma presto la luce e l'ombra saranno una cosa sola. Non c'è luce senza ombra, né ombra senza luce. Combatterò assieme a te, Ark, per un nuovo inizio. Ok, qui boss finale, salvo così non devo rifare tutto il chiacchiericcio prima. 2-0, vai. Iniziamo a menare le mani. Catrombina. Oh, bello però, eh. Che cazzo è poi? Gaia Oscura ha lanciato una sfera di energia. Preso. Prendi... Sì, ho capito. Raggi di Gaia, sì. Com'è che mi... Ah, con questo mi paro. 11, ma se mi paro va male. Come lo chiappo questo? Oh, ragazzi. Questa è inevitabile. Sì, mi sembra anche a me che mi stia abbastanza al culo. Mi abba sempre poi. Oh, non levito mai, poi. Ah, ma se sto qui non mi cappa mai. Ottimo. A parte ora, sì. Nah, possibile non levito mai, dai. Ma poi come lo chiappa questo, scusa? Scusa, fammi vedere se posso fare qualcosa. Che posso usare qua questa cosa di questi qui? Zap, vai. Che vuol dire che sono magi rocce? Ma come lo dovrei chiappare questo? Ma te hai capito qualcosa? Io ci sto capendo una sega qua. Sì. Ma non c'ho niente da sparare, mica non spara tutto qui. Oh, così devo fare. Eccolo, sì, buonanotte, è arrivato Messier Taddeus qui. Cioè, qui siamo al boss finale, eh. Dai, ci siamo, ci siamo. No, no, ma va bene così, devo solo sparargli indietro questa qua, va, così. Poi mi fa male con qui. Va così! Bella lì! Sono il lato interno della Terra. Prendi questo. Potente Cesco, Ark è tornato all'interno della Terra dopo aver ucciso il dottor Beruga, perché ha scoperto praticamente che preso. Ti dico un attimo, Ale, scrivigli qualcosa a te che ora un attimo un po' senti la musica fighissima. Vabbè, mi cappa sempre praticamente. Calma, è morto? Era il boss finale? Sembra un po' troppo scarzella, però
Comunque Cisco, praticamente ho salvato tutti perché ho ucciso il dottor Beruga, cioè lui è morto sulla sua fortezza volante e voleva uccidere tutta l'umanità con un virus semplicemente per farla poi risorgere come... questo è il boss finale, cazzo. Per farla risorgere come zombie. E poi abbiamo detto che c'è questa potenza oscura che è dentro la terra, eccola. Sì, anche basta facciamo, va. Che dici? Si fa così? Sì, mi sembra un po' fortino Taddeus qua, comunque. Non lo chiappo, ma se lo chiappo... fa solo questo colpo qui. Mi sto innervosendo, ora mi richiappa. Che cazzo, sì. 30.000 toglimi. Tolto metà vita, meno male c'ho lo scudo qua. Sì, aspetta, aspetta, vai. E si fa un culo, madonna. Che non si ripiglia più questo figlio di puttana. È arrivato. No, ma non, è un, quello un raggio non lo puoi evitare così. Ok, comunque io ho tolto, vai tranquillo, vai. Tanto mi togli niente, mi toglie uno, tre, chi se ne frega. E praticamente quindi c'è questo Dark Gaia, cioè Gaia blu, Gaia di luce e Gaia oscura, praticamente. E Gaia Oscura... Ok. Quante... Ok, parati. Sì, gli faccio il culo. E praticamente c'è Gaia Oscura che vuole far vincere l'oscurità sulla luce, praticamente. E l'ho risvegliata, sembra io, perché viene dal mio villaggio, praticamente. Ho vinto. Questo è il boss finale, ragazzi, questo è il boss finale, l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, porca puttana. Sconfitta Gaia Oscura. Una voce che echeggiava testa di Ark. Ark praticamente è morto alla fine dell'episodio, visto Cesco era morto alla fine di quell'altro, è morto ed è rinato come bebè. È la stessa voce sentita al Polo Sud. E questo è Ark di luce, vedi? È tutto finito finalmente. I poteri di Gaia Oscura sono stati sigillati. Ma tu chi sei? E mentre quel demonietto che mi veniva incontro era il demonietto oscuro e voleva uccidermi per conto di Gaia Oscura. Io sono il tuo originale del lato chiaro, vedi? C'è un doppio per ognuno. Gaia Oscura ti ha creato per farti governare il mondo come voleva. Vedi, Gaia ha creato lui, ti ha copiato da me prima di essere stata sigillata l'ultima volta. Ha copiato anche il villaggio di Krista dal villaggio di Stoccolma in superficie. Mi hanno dato anche le armi dell'eroe, Cesco, quelle finali. Il mondo si basa sull'equilibrio tra la luce e l'oscurità. Questo devi capirlo. Ora l'oscurità è passata e il tuo compito è finito, quindi ora muoio anche io. Ognuno tornerà al suo posto. Se finisce male, non lo disinstallo subito. No! Quindi lui era stata una creazione della Gaia Oscura per andare nel mondo della superficie e governarlo per conto di lei. Però lui era buono e quindi Gaia Oscura ha deciso poi di ucciderlo dopo che aveva trovato in Beruga un altro vassallo per governare il mondo. Però Ark ha scoperto tutto, è andato nel sottosuolo e ha trovato Gaia Oscura e gli ha fatto il culo fondamentalmente. Dove cazzo sono? Così questo è il mio villaggio natale. Ho una casa veramente grande. Una casa veramente grande. Ma non ha molto significato se non posso dividerla con nessuno. Ah, e Elle, quella del sottosuolo, si è sacrificata per salvare Ark neonato, diciamo. Mentre è rimasta Elle della luce, però lui è legato a Elle dell'oscurità.
mi ritorna in mente Elle di Stoccolma. Ha perso i suoi genitori e tutti quanti gli abitanti del suo villaggio. E per questo ha smesso di parlare. Ora capisco il dolore che ha passato. Allora non avevo idea di cosa significasse vivere da soli in un villaggio deserto. Questo è Yomi della luce, però, capito? Non quello dell'oscurità. Sì, infatti, Ocesco, stiamo ancora a aspettare il cinghiale qui, eh? Cos'hai, Ark? Sembri triste. Vedi, non capisco per cosa ho lottato fino ad ora. Sono andato in superficie e ho resuscitato il mondo, come mi ha detto il saggio. Ho guidato la crescita della razza umana, della civiltà, vabbè, e del progresso. Ma questo era solamente il piano del saggio. Perché il saggio mi sa che in realtà era Gaia Oscura, non è ben chiaro. Del Gaia Oscura, infatti. Io non ho salvato questo pianeta. Ho solo rimediato alle mie malefatte. Io non la vedo così, Ark. Ogni essere vivente ha un destino. Tu hai seguito il tuo. E lo hai fatto nel modo migliore. Mi sa che la storia inizia con Gaia che viene risigillata e il mondo che è in decadenza, sia sopra che sotto. E che probabilmente è frutto della guerra che Ark della Luce aveva fermato. Lui, Ark dell'Oscurità, viene mandato per far risuscitare il mondo, per ricreare la parte superiore in modo che potesse governarci Gaia Oscura e ridargli forza, perché penso che siano proprio legate come due entità. Tu hai riportato la vita. Dove c'è la vita, c'è anche il male. Ma per fortuna, assieme al male, c'è anche il bene, eh sì. In ogni caso, mi sono divertito con te, Ark. Yomi, sei un'entità buona. Non l'avrai capito solo adesso, spero. Yomi, devo chiederti una cosa. Tu mi hai accompagnato in tutta la mia avventura e mi hai aiutato quando mi trovavo in difficoltà. Ma non te l'ho mai chiesto. Cosa sei veramente? Va benissimo il capriolo, Cesco, basta che sia cotto a puntino e noi si mangia anche veramente la carne di pantegana. Anzi, preferisco anche il capriolo che non mangio mai. Oh, tutto qui? Ha incontrato innumerevoli esseri viventi, uccelli, animali, perfino sirene. Tutti questi esseri viventi si sono evoluti dallo stesso genere di creatura. All'inizio dell'evoluzione tutti quanti erano come me. Ah, lui è un'entità antichissima. Gli uomini si evolvettero in modo da poter usare gli arti anteriori. E ora sono i padroni tra tutti quanti gli animali. Magari un giorno evolveranno di nuovo nella mia forma. Ah, speriamo di no. È giunto il momento, devo andare. Vabbè, fai il capriolo, fai quello che ti pare, va benissimo. Cosa? Dove devi andare? A dormire nello scrigno, finché qualcuno come te non arriverà a liberarmi di nuovo. Addio, Ark. No, poro Yomi. È finito. Riesci a sentirmi? Sono Gaia Luminosa. Oh, quella buona. L'anima della superficie del pianeta. Vabbè, grazie. Con la sconfitta di Gaia Oscura, che creato Gaia Oscura che gli uomini chiamano diavolo, mentre Gaia Luminosa penso sia Dio, una sorta di Dio. Chris e tutto quanto il mondo sotterraneo spariranno. No. E tutto ritornerà alla normalità. Ah, quindi la creazione del mondo sotterraneo deriva dal fatto che Gaia Oscura si era potenziata a discapito di quella di luce. Ora, sul perché Ark si stava mandando su, se solo per dominare la superficie, forse per avere ancora più potere per Gaia Oscura. Tu sei l'eroe che appare quando la Terra è in pericolo, vedi? In te scorre sia il mio sangue che quello di Gaia Oscura. Ah, lui è come fosse l'ago della bilancia, vedi? Il tuo compito è finito.
Qui riporta ogni volta il bilanciamento tra bene e male. Il tuo corpo svanirà presto, ma puoi goderti un ultimo giorno felice nella tua amata crista. Ma che tristezza, comunque. Ark, che cos'hai? Mi stai ascoltando? Cosa? Scusami, ero sovrappensiero. A parte sopra, non soprappensiero. Ah, posso muovere anche? Ehi, Ark, credo che la felicità sia poter oziare senza nessuno stress. Questo è l'ultimo giorno di Ark come uomo, praticamente. Ciao, Ark, sei estremamente serio. Chissà che tu non sei maturato col tempo. I vestiti tessuti da Ella avranno il potere di curare la felicità. Spero di diventare bravo come lei un giorno. Vabbè, qui dice la stessa cosa. Senti la musica sotto. Noi dobbiamo fare dei vestiti per la gente, sì, non mi interessa. Meno più di epicità, ragazzi, eh. Ark, aspettiamo che lei finisca di lavorare. Mia madre dice che tu e Del sarete legati per l'eternità. Vuoi veramente rimanere con lei per sempre, Ark? Sì. Non è che c'ho tanta scelta poi, eh. Oh. Vorrei saltare in alto come te. La mia verdura fresca è magnifica. Cresce così bene perché riverso in esso tutto quanto il mio amore. Qui c'è la zucca parlante, non parla più. Sì, ma tanto adesso tutti chiacchiere dicono poi niente alla fine. C'è il negozio, però vediamo poi, c'è sempre. Anche lo strumento più insignificante è utile, lo stesso vale per le persone, non ce n'è una che non sia utile. Oh, guardate. Massima di vita. Cosa? Magirocce? Ark, ma di cosa dici? Non ho mai avuto nulla di simile. Ah, vedi, anche i magirocci non esistono più. La magia è sparita praticamente. Stavi seduti a pescare immediatamente, è veramente stupendo. Perché non ti unisci a me? Un nuovo mondo sta per iniziare. Cosa succederà? Ah, vedi, tutti mi parlano, vedi, come i dialoghi finali. Mi parlo con tutti. Ehi, Ark, giochiamo? No. Secca così. Casa tua, sei davvero felice che tu sia ancora qui tra noi? Aspetta, dato che non so se poi parte qualche filmato, salvo però, scusatemi, eh. Non vedo l'ora di andare fuori a giocare, Ark. Se ora vado a letto, non finisce, ok? Temevo che finisse la giornata, per questo ho salvato. Indovini diceva la sua sfera mostrava il futuro, ma ora non riflette più niente, nemmeno me. Ma qui sono già stato e vado solo nella setta più in basso. Devo andare a parlare col saggio, verosimilmente. Ark, hai capito qualcosa in te, Ark? Sono diventato io il saggio, allora. Ah, se ci ho azzeccato, sono grande, ragazzi. Ark, fammi, aspetti per un bel pranzetto. Ah, però aspetta, se rimangio le mele si incavola? No, non sarebbe più. Peccato, proprio un finale triste. Ark ed Elle, la super coppia del momento. Gli stari blu sono riflessi nei tuoi occhi. Qui non c'è niente. Non si apre più la porta? Quella porta blu è sempre stato un piccolo ripostiglio, lo sai, Ark? Ciao, Ark, come va con Elle? Ieri era una giornata tranquilla, come oggi, d'altronde. Cosa è il saggio? Ma di che cosa parli? Stai bene, Ark? Non c'è più il saggio, perché sono io il saggio. È iniziato tutto quanto da questa stanza. Ho guidato la rinascita della vita, della civiltà e anche di Beruga, gettando l'oscurità sulla terra. Perché lui, giusto, rifacendo e riportando vita la terra, riportò in vita anche Beruga e il male. Forse da lì Gaia Oscura è rinata, non lo so. Perché Gaia Oscura si è mandato su Ark perché sapeva che avrebbe fatto rinascere anche il male per ripotenziare lei, potenziare
porta avanti il suo piano di soggiogare la Terra. Ok, sarei dovuto morire nel laboratorio di Beruga, ma grazie all'intervento del Dalai Lama sono sopravvissuto. Ho incontrato l'altro me stesso e infine ho realizzato e compiuto il mio destino. Quindi, che devo fare ora? Si accettano suggerimenti, eh? Dovrebbe essere finito ora. Yes. Ark. Mi senti? Devo dirti una cosa importante. Ho cercato di ucciderti quando eri un neonato. Sì, perché Gaia Oscura ha mandato su lei a Stoccolma. A Krista la parola del saggio è assoluta. Perché il saggio era Gaia Oscura, ha ordinato a lei di andare a uccidere Ark, il bambino nella superficie. Ma vedendoti crescere ho capito. Siamo tutti quanti individui che devono vivere il loro destino. Krista sparirà presto. Ma se il destino lo vorrà, ci rincontreremo. Da qualche parte, ovviamente. Finché non arriverà quel momento, ti saluto, Ark. Una storia d'amore tristissima. Lui muore, tutti muoiono lì sotto. Erano tutti cattivi, almeno cattivi, il saggio. Erano come uno specchio di un'anomalia, capito? Invece di creare l'eroe della luce, ha creato l'eroe dell'oscurità. Ark è caduto in un sonno profondo. Così Ark fece il suo ultimo sogno. Sognò di essere un uccello e di vedere il mondo andare avanti. Oh, davvero, comunque, cioè, sono morti tutti. Lui vede è come fosse un'entità magica che viene creata in caso di bisogno e poi scompare. E lui ha sognato di essere un uccello. Lì sarà il finale strappalacrime in cui c'è l'uccello che vola, infatti. Titoli di coda. Quindi Ark, tornando a dormire, automaticamente ha cancellato la realtà del villaggio, la realtà del sottosuolo, che tale non hai visto, praticamente è il cavo della terra, praticamente, dal quale ho fatto risorgere tutta la superficie terrestre, praticamente. E sulla terra non c'era niente, c'era questa, la terra è andata in crisi e si era creata questa cavità interna dove c'era il male e sopra il bene che era sopito, praticamente. Qui io, tramite delle torri, ho dovuto riportare tutti i continenti a galla. Poi sono andato su, ho ripristinato la vita, tutto, no? E in realtà poi viene fuori, appunto, è tutto un piano della Gaia Oscura per ricreare il male sulla Terra e ritornare a vincere, praticamente, di conquistare tutto. E Ark doveva nascere nella superficie, ma data la superficie, secondo me, era inadatta, la Gaia Oscura ha forzato la rinascita e l'ha fatto rinascere nel sottosuolo come Ark Oscuro. Che però in realtà poi abbiamo sconfitto e abbiamo vinto. Comunque bel gioco, bello. Cioè, penso un gioco di 30 anni fa. Questi sono difetti ovviamente dei giochi vecchi, che non sai mai bene dove spesso non sai dove devi andare. E il movimento è un po' lungo tra un posto e un altro, però bello. I dungeon sono bellissimi, sono fatti proprio bene, cioè. Ah, qui ti fa vedere tutti i biomi, vedi? Bellissimo. Il museo è bellissimo. La grafica comunque è bella per essere di 30 anni fa e tanta roba. La direzione artistica è una figata. Il treno. Ma dai.
Ora, questa software house ha fatto altri due giochi simili. Non tutti sono belli, però parecchi sono fighi, dai. Cioè, conta che comunque c'hanno 30 anni sti dungeon, eh. Cioè, a quei tempi lì, questo era un top tier, eh. Cioè, top di gamma sto gioco, eh. Questo è un capolavoro. Poi è ovvio che si porta sulle spalle gli anni che ha. Certo, se confronti con Cinedicos. Cioè, se confronti con Cinedicos, che è uscito 2 anni fa, Cinedicos di storia, secondo me, è più bella anche di questa, forse. Per quanto questa sia molto figa, questa è un pochino più scanzonata. Però ovviamente non puoi paragonare la qualità anche dei dungeon, delle ambientazioni, della struttura di gioco. Però questo è un action RPG veramente bello. L'unico difetto è che lo scaling dei livelli è un po' sballato, nel senso che magari fino al livello X togli uno, fai due livelli e togli 80 al mostro perché l'hai superato di livello, cioè questa cosa del livello se superi il livello del mostro lo distruggi, e questo non è fatta benissimo, però ci può anche stare. Questo è il polo, no? È il mare o il ghiaccio? C'ha tanti segreti, lo sviluppo delle città, gli aerei. Quindi il mondo va avanti, verso il futuro, vedi? Grazie anche a Ark. E sono le nuvole, sono i voli sopra le nuvole. Ark è un personaggio figo, i personaggi sono fighi, c'è anche Beruga, appare poco ma è ganso, cioè. Peccato che il cattivo si vede alla fine, nel senso che ti passi tutto il gioco a riportare il mondo in vita. Nella Nostromo di Alien, sì. Ah, poi parliamo anche di Alien. Questa è la parte finale di Terra Enigma, non la volevo. Non ci volevo mettere anche la parte cinematografica, dato che ho già parlato di Outer Wilds quando non eri collegato. E cioè, a livello grafico è bellissimo, a livello di combattimento è ganzissimo. I dungeon comunque mediamente sono belli, poi ovvio c'è qualcuno più bello, qualcuno meno bello, tipo mi ricordo quello di. No, vabbè. Davvero? Vabbè, puntate criticoni su Alien Romulus si guarda tipo ora, cioè no, finita la live me la metto subito, fatemi controllare. Comunque ragazzi, intanto vi dico un po', comunque ecco, questo gioco passato, bellissimo, insomma, c'ha il difetto appunto, a volte è difficile capire dove vai, dove stai andando, perché sono giochi vecchi, purtroppo lo sto riscontrando anche con Is 2, anche quello gioco del 95 è stato remakizzato, però è complicato, è. Quale città? Questo è un aeroporto? Sì. Beh, i musei sono bellissimi comunque, ragazzi. C'è proprio si molta Blade Runner quasi. Cioè, perché a volte uno si blocca un po' a Final Fantasy, ma ci sono delle saghe di giochi di ruolo, e ragazzi, cioè, avercene, eh. Cioè, non si scherza, ma. Scusate, guardavo c'era la puntata dei Criticoni, sì? Alien Romulus, ma che bella un'ora di goduria. Bellissimo. E davvero, ti è piaciuto di nuovo Alien vs Predator? Sempre figo, dai, divertente. Ma si è schianto tutto il palazzo, madonna, è preso un colpo. Poi la storia è figa, perché comunque non finisce meno bene. Peccato che a volte. Potrebbe avere i miglioramenti, però comunque un ottimo lavoro. Peccato che la Quintet, che è poi stata acquistata dalla Enix, poi è finito dentro Square Enix, e queste saghe si sono tutte perse, non faranno mai un remake di questo gioco, così come altri. Illusion of Gaia è un altro gioco che volevo portare in realtà. Se mi gira bene, Illusion of Gaia lo porto, perché è ambientato sempre sul pianeta Terra, tipo questo, eh. È questo, però fatto 2 anni prima, poi è molto simile. E dovrebbe essere, a quanto ho letto, un pochino più lineare e lungo praticamente la metà. Quindi se questo solo abbiamo fatto quanto 10 live, ora non ricordo quante live sono state fatte di Terra Enigma. Se questa mi sembra l'11ª, vediamo un po', ve lo dico subito. Se questa è l'11ª live, vuol dire che l'altro in 5-6 live ce lo portiamo a casa. Oh, e ora succede? Vediamo un po'. Devo muovere qualcosa, no?
Arrivo. El, chi può essere a quest'ora? El, è questa El della superficie, è l'alter ego della superficie della fidanzata di Ark. È mezzanotte passata. Chi è? Ora c'è Ark sotto forma di uccello, quindi. No, un po' di happy ending, dai. No, ma come fine? Forse però è tornato normale e ha bussato lui. Che ne pensate? Io mi piace pensarla così, che è finito bene. Sì, ma è Ark o è Ark in forma di uccello? Io penso sia tornato normale, diciamo, è come se fosse quasi reincarnato di nuovo in Ark della luce, poi. Sì, dai, secondo me è così. Grazie ragazzi, mi fa piacere tenete al mio umore sentimentale nel pensare che in realtà Ark ed Ellie siano per sempre insieme, quindi insomma, Ark con l'uccello ovviamente, era ovvio. Comunque bellissimo ragazzi, la vi dico intanto. Vabbè, penso non si possa fare altro qui, per cui posso ovviamente chiudere perché questi non è che sono giochi che tornano al menu. Questo rimane qua a vita, sta scritto, perché vedrai qua, sto premendo tutto. No, non c'è niente, non c'è niente. La stoppiamo. Eccoci qua. Allora, do giusto un'occhiata per vedere se ho saltato qualcosa del finale dopo la fine, ma nel frattempo vi dico. Le live non si fermeranno, ma continuano perché adesso andiamo a giocare a Breath of Fire 3. Ebbene sì, in accordo anche col vecchio Super Cesco. No, è stato bello, no? Dai, Ale, ti sei vissuto un momento epico del mio canale. Cesco, dopo avermi rotto le scatole per mesi per giocare a Terra Enigma, dopo si è stancato di Terra Enigma e ora vuole giocare solamente a Breath of Fire 3 perché... No, no, grazie, lo so, è stato un bel finale, guarda, è un gioco così vecchio, è stato proprio bello, cioè questa è una storia che ci poteva fare un Final Fantasy, ma di stralusso andava, eh. E no, scherzo, cioè, ovviamente, ti mi hai seguito sempre anche su Terra Enigma. Comunque ora porterò avanti Breath of Fire 3 perché è uscita un mesetto fa la traduzione in italiano. Breath of Fire 3 è un gioco, se non sbaglio, della Capcom. Ora dico subito una cazzata, però insomma poi ne parlerò nell'intro del gioco, insomma, senza farvi perdere tempo di sorta. Però comunque è un gioco che io non ho mai portato a termine perché ero scarso, era piccolo, poi era tutto in inglese, quindi capite bene che non è che proprio... è Capcom, infatti. Non è che proprio mi è rimasto comodissimo da giocare. Ora è uscita questa traduzione in italiano, così lo riporto, sfrutto l'occasione, me lo gioco tutto e finalmente spero di finirlo. Un gioco che ha una storia che, seppur in inglese, fin dove ero arrivato era clamorosa. Sistema di combattimento molto semplice, mi ricordo era abbastanza semplice, però una figata assurda, una figata assurda. Poi c'è Malenia Blade of Mikela. E quindi niente, quindi si continua così, iniziamo le live. Ora oggi è giovedì, devo rimpaginare tutto, scaricare Breath of Fire, testare un attimo il volume e tutto. Metto le mani avanti. Domani no, sabato no, proviamo domenica, massimo lunedì si fa il primo episodio. Me la vendo così. Massimo lunedì sera facciamo l'episodio. E ne vorrei portare due prima di andare in vacanza, che poi la prima settimana di settembre non ci sono e quindi vorrei farlo prima. Almeno un paio di episodi li vorrei portare a casa prima di partire. Allora, la luce sembra migliorata, a parte che dipende molto anche da quello che ho a schermo, perché tipo se ora qui metto tutto nero, ok, se ora metto così, ok, così è anche meglio perché non c'ho il riflesso. No, è la prima settimana di settembre vado in montagna, Ale, te l'avevo detto, vado a Madonna di Campiglio. Sì, vado a fare una settimana lì al fresco, Dolomiti. E vi dico, Breath of Fire sarà una figata, ci divertiremo un sacco, l'unica cosa che vi dico subito è che è un po' lungo. Breath of Fire 3 durerà sulla quarantina di ore, quindi praticamente vuol dire una ventina di live, se va tutto liscio.
Per cui ci armiamo di santa pazienza e la facciamo. Senti, non importa una mazza, alla fine io fo' peggio che io, poi condivido con voi, però di base perché lo voglio fare, no? Non seguo le mode, potevo giocare a Wukong stasera, invece no, si gioca a Terra Enigma. Invece su YouTube porterò sempre, ora inizierà a uscire la serie di Is 2, che ho registrato quasi tutta, mi manca solo di giocare la parte finale del gioco. E finita quella, passerò a Is Origin per finire la trilogia, che è tutta la stessa storia di Is, e poi da lì anche lì cambieremo. Vorrei portare Skies of Arcadia, che è in inglese, gioco di ruolo che dice sia clamoroso anche quello, oppure non lo so, ora vedo insomma che portare. Vorrei portare un gioco che comunque non porto in live. Diciamo che YouTube lo sfrutto per i giochi che nascono in inglese. E che tanto in inglese le live si seguono peggio, invece su YouTube posso editare, posso tagliare un pochino, ora vedo un po' come mi gira. Tenete conto che comunque anche Is Origin, che ha tre run da fare, perché ha personaggio 1, personaggio 2 e personaggio 3, quando giocate i primi due, le prime due run sono identiche tra di loro, quindi su YouTube la prima run la faccio in più video, la seconda la editerò un sacco, quindi magari gioco un'ora. Capito? Invece poi di live, di video di YouTube verranno 10 minuti, che ne so, capito? Ora devo decidere un po' come fare lì, perché se magari gioco un'ora e non c'è niente a far vedere, che si fa? Ne che posso fare? O riesco a editare, faccio più video e edito un'ora in cui faccio tutta la seconda run. La buttiamo lì, però devo capire come fare perché non ho programmi di editing, quindi non so come fare. Comunque, dai, ragazzi, non vi rubo altro tempo, così andiamo a letto presto stasera. Vi ringrazio per essere stati con me e averci tutto il percorso su Terra Enigma, gioco fighissimo, difficile non tanto a livello di combattimento, tanto per capire a volte cosa c'era o cosa non c'è da fare. Però comunque ce lo siamo portati a casa, direi egregiamente, e sono molto contento di averlo fatto. Quindi ora si parte con Breath of Fire, altro capolavoro. E ragazzi, quindi vi posso dire, ci vediamo alla prossima live, prossima settimana. Seguitemi anche su YouTube, poi domani l'altro, no, entro fine settimana riuscirà anche questa. Seguitemi Telegram, Instagram, Facebook, dove volete. E ci vediamo alla prossima live. Buonanotte viaggiatori, grazie e a presto.